destino della Grecia nel padiglione ellenico, poca voglia di parlare, la solidarietà dei visitatori. La carta di Milano spiegata ai bambini, disegni e uno slogan, cibo buono per tutti, concetti facili per educare le future generazioni a non sprecare e a custodire la terra. Rosa e giallo addobbano Cardo e Decumano, sono i colori della Women's Week, la settimana dedicata alle donne, si apre con la presenza di Emma Bonino. I chef italiani nel mondo sfilano e con un flash mob manifestano contro McDonald's. Buon pomeriggio da TGR Expo News, vi trasmettiamo come sempre in diretta dalla Decumano, il viale che attraversa il sito espositivo, e anche oggi iniziamo anche noi parlando della Grecia. Nello spazio del paese ellenico qui a Expo c'è tanta preoccupazione da parte dei lavoratori per la situazione in patria, ma anche tanta solidarietà da parte di chi visita, italiani e non. Sentiamo Vera Paggi. Venite in Grecia, i nostri standard di qualità e di accoglienza non sono cambiati e non cambieranno. Lo ha detto il ministro del turismo greco questa mattina in un comunicato stampa che i visitatori di Expo però non leggeranno. La scelta è stata quella di non renderlo pubblico qui nel cluster biomediterraneo, dove la Grecia ha un suo stand. Ma i visitatori hanno le idee chiare. Chi è passato stamani ha lasciato i propri incoraggiamenti. Forza Grecia, l'augurio più gettonato. E c'è chi scrive che l'Europa non capisce niente. Se la benzina non mancherà, i supermercati saranno riforniti, i circuiti di pagamento attivi, queste le rassicurazioni ai turisti, nel piccolo padiglione sono gli stessi greci ad essere disorientati. Non vogliono farsi intervistare, ma ci raccontano che domenica prossima sarà difficile decidere se accettare le condizioni dell'Eurogruppo oppure se votare no. Di fatto, ci dice una donna, da domani siamo già in default, non abbiamo i soldi per pagare la rata del debito, dunque a che serve votare domenica? Ma c'è anche chi non vorrebbe vedere la Grecia tornare indietro di 50 anni. Mio padre vive ad Atene, ci dice una signora che sta in Italia ormai da 20 anni, è pensionato, con le banche chiuse per una settimana come farà? Oggi avrebbero dovuto pagare il suo assegno. Se poi le chiedi cosa voterebbe, allarga le braccia, ma ammette, il premier quantomeno sarà coerente. Cibo sano per tutti e lotta agli sprechi. È il messaggio della Carta di Milano dei Bambini, un documento che a settembre arriverà nelle scuole italiane, in tutte le scuole d'Italia, e che unisce le parole ai fumetti. Per saperne di più andiamo in diretta da Silvia Zerilli. Sì, buongiorno, la Carta di Milano è il documento di Expo che fissa alcuni principi per un miglior utilizzo delle risorse. Bene, oggi si è presentata in una veste nuova, quella dei bambini. È infatti nata la Carta di Milano dei Bambini, un documento che si ispira a quello madre dai contenuti globali, si parla di lotta allo spreco di cibo, delle differenze culturali nell'alimentazione, dell'importanza del cibo buono per tutti, appunto lo slogan. La carta è stata presentata proprio oggi con un linguaggio che ben si adatta ai più piccoli. È stata presentata a tanti giovani studenti, si rivolge infatti ai bambini dai 5 ai 12 anni. Ecco, noi siamo andati a sentire cosa ne pensano proprio questi bambini. Cosa avete imparato oggi? Abbiamo imparato che non bisogna sprecare il cibo e l'acqua. Le persone obese devono dare un po' di cibo ai poveri. Cosa mangiate di solito? Un po' di tutto di solito, come verdure, carne alcune volte, di solito una o due volte alla settimana, e altre cose. Frutta. Verdura. Lavorare sul fronte dell'educazione per comprendere la sfida globale della lotta allo spreco di cibo. Questi gli obiettivi della carta, secondo Maurizio Martina, il ministro dell'Agricoltura, che era oggi ad Expo per far conoscere appunto il documento. Sentiamo cosa ci ha detto. La Carta di Milano dei Bambini è uno strumento formidabile per far comprendere in particolare ai nostri bambini l'importanza di alcuni temi centrali, spreco alimentare, lotta alla fame e altre grandi questioni che stiamo discutendo in Expo. Come quella dei granti, anche la Carta di Milano dei Bambini potrà essere sottoscritta dai bambini di tutto il mondo. C'è infatti anche, girando semplicemente il libro, una versione in inglese. Restituisco la linea a Valentina David. Sì, e noi dall'Expo dei Bambini passiamo all'Expo delle Donne, perché si aprono oggi i 15 giorni delle Women's Week, le due settimane dedicate a un grande palinsesto di eventi internazionali sul tema del rapporto tra le donne e il grande tema della nutrizione. Siamo insieme a Marta Dassù, che è la presidente esecutiva di Women for Expo, ha creato questa organizzazione insieme a Emma Bonino. Marta Dassù, ovviamente, esperta di relazioni internazionali, direttore di Aspenia ed ex viceministro degli Esteri. Quali sono gli obiettivi di queste due settimane? L'obiettivo immediato di queste due settimane è di avere insieme 600, 1000
pensiamo a donne di tutto il mondo, per discutere due grandi temi: come rafforzare il peso delle donne in agricoltura, metterle in condizioni di produrre di più, e come combattere, così come i bambini, lo spreco alimentare, che è uno dei grossi problemi di oggi. Ma l'obiettivo più a lungo termine è fare in modo che questo Women for Expo, non muoia a Milano ma vada avanti anche nelle future esposizioni universali. Da Dubai nel 2020. Ma noi allora andiamo a sentire la storia di una donna, anzi di una giovane donna, una ragazza di 20 anni che si è appena trasferita a Piacenza dalla Nigeria insieme alla sua famiglia. Ciri qui all'Expo sta partecipando a un progetto insieme alla una Onlus e ci racconta la sua storia, vediamo. Sono arrivata in Italia nel 2009 con mio fratello maggiore. Qua in Italia ci sono già i miei genitori con i miei due fratelli che sono nati qua in Italia. Che vita faceva in Nigeria? In Nigeria praticamente studiavo insieme a mio fratello. Come è essere donna in Africa? È diverso dall'essere donna in Italia? Un po' sì, qua in Italia lo vedo diverso. Le donne lavorano e allo stesso tempo cercano di prendere cura di loro figli. Invece in Africa, detto che fanno tanti figli, allora dedicano più tempo ai loro figli. In Africa però la figura della donna è molto importante. Sì, sì, è molto importante, solo che hanno più impegno come casalinga rispetto a qua, che loro lavorano in un'azienda, in un ufficio, fanno tutti questi lavori qua. Invece in Africa non ci sono lavoro, quindi le donne è difficile che loro trovano i lavori rispetto ai maschi. Che lavoro vuole fare lei? Io dopo la scuola vorrei fare un corso di operatore turistico, così almeno riesco a lavorare in ambiente turistico. Marta Dassù, in Africa tante donne hanno un ruolo nell'agricoltura, lavorano nei campi, però allo stesso tempo le donne sono la categoria forse più colpita dal dramma della malnutrizione. Cosa si può fare? Sì, sono le più colpite perché, come lei diceva giustamente, sono il 43% della forza lavoro agricola, ma in molti casi non hanno né il diritto a possedere la terra che lavorano, e questo è un grosso problema, né il diritto per esempio al credito agricolo. Noi ci battiamo per migliorare le condizioni di queste donne, e se migliorerà, dicono tutti gli studi internazionali, 150 milioni di persone potranno uscire dalla fame e dalla malnutrizione. Allora speriamo che Women for Expo combatta per questo. Ringraziamo la nostra ospite, andiamo avanti con... Grazie a voi. Ecco, con il flash mob che c'è stato questa mattina sono arrivati 150 ristoratori che cucinano cibo italiano in tutto il mondo, hanno visitato il padiglione di Slow Food e poi hanno fatto un flash mob contro la più nota catena di fast food, il McDonald's. Vediamo. Allora la protesta davanti al McDonald's, sentiamo allora le storie di alcuni di questi cuochi arrivati a Expo da 44 paesi nel mondo, vediamo. Lei lavora in Inghilterra? Sì, stiamo aprendo un ristorante in settembre. Ma ristorante come? Italiano, italiana moderna. Come hai imparato a cucinare italiano? Ho fatto 3 anni in Italia, ho lavorato in Lombardia e anche Sardegna, Veneto, Sicilia, in totale 3 anni. I suoi clienti non si sorprendono che lei, giapponese, cucini italiano? È interessante, no? Il ristorante è un ristorante italiano con un'influenza, con le manine sarde. Sono a Dallas, Stati Uniti, dall'88. Sono venuto veramente per toccare con mano, anche con la bocca, questa grandissima manifestazione. La sua cucina è italiana, influenze? No, è italiana, molto ortodossa, anzi regionale. Che mercato è quello giapponese? Come reagiscono al cibo italiano? C'è un grande seguito e la cucina è sempre più conosciuta, anche se abbiamo ancora quel vecchio pezzo da cancellare, che sono stati gli adattamenti fatti da chi veniva prima. Ed Expo per oggi è tutto, ci vediamo domani alle 14:50 su questa rete. A domani.
Thank you.